Ok, salve a tutti, benvenuti a Legge Euforia. Allora, stasera vi do un po' di aggiornamenti, sono io da sola e si parlerà di un po' di notizie, quello che è successo in quest'ultima settimana. E la notizia con la quale voglio aprire è una notizia purtroppo un po' triste, speriamo poi che vada a finire bene. È successo che in un paese, non dico nemmeno quale, perché molti giornali in effetti hanno omesso di dire esattamente in quale paese è successo, perché si parla di un ragazzo di 15 anni e quindi si cerca di non dare troppe indicazioni per non rovinare ulteriormente la vita a questo ragazzo che già comunque ha vissuto un'esperienza molto dura. Questo 15enne, molto probabilmente, io penso che è una ragazzata, poi naturalmente ognuno può pensare ciò che vuole. Ho sentito anche dei giudizi molto severi, sia su di lui che sulla famiglia, che non l'avrebbe controllata abbastanza. Fatto sta che ha buttato dei semi in un boschetto vicino a casa, dei semi di canapa naturalmente. Questi semi sono nati, sono spuntati ed è venuta fuori una, tra virgolette, piantagione, perché le piantine che i carabinieri poi hanno trovato erano 78, quindi un numero rilevante, indubbiamente qualcosa che va un po' oltre a quella che noi consideriamo coltivazione personale, però alla fine, conoscendo anche la maniera in cui si possono coltivare queste cose, può essere semplicemente stato una, diciamo, una ragazzata un po' più grossa, e lui li ha buttati e questi semi sono nati. Forse voleva dividerli con gli amici, forse voleva fare una cosa più grande di quello che è andato, anche oltre a quello che lui stesso pensava. I carabinieri hanno trovato questa piccola piantagione di 78 piantine, peraltro ancora non mature perché siamo a giugno, quindi molto probabilmente, questo ancora non si sa, però molto probabilmente prive di principio attivo. Naturalmente i carabinieri hanno aspettato chi è che andava ad annaffiarle, chi è che se ne prendeva cura, e hanno trovato questo ragazzo di 15 anni. Il ragazzo ha passato processo naturalmente, e il giudice, giudicando che evidentemente la famiglia non si fosse presa cura abbastanza di sorvegliare il comportamento del ragazzo, ha deciso di assegnarlo ad una comunità, che non è una comunità per il recupero di tossicodipendenti, ma una comunità per ragazzi che diano in qualche modo impressione di vivere un disagio in qualche maniera, e gli ha assegnato 4 mesi in comunità. Ora, naturalmente il giudice è stato anche di mano leggera, perché poteva tranquillamente schiaffarlo in carcere minorile, quindi non si può nemmeno attribuire responsabilità poi alla fine, quindi non si possono attribuire, secondo me, del tutto a nessuno. Certo, poteva tenere meglio presente lo stato psicologico del ragazzo. Il fatto è che poi questo ragazzo, al momento che ha saputo di dover andare 4 mesi in questa comunità, si è buttato dal terzo piano e praticamente è ancora a rischio di vita in ospedale e ha tentato il suicidio pur di non essere messo in comunità. La responsabilità, se di qualcuno può essere, io penso che si possa attribuire completamente alla legge vigente. E si capisce, il comportamento è un comportamento da ragazzo. È vero che non rispettava le regole, è vero che ha commesso una cosa illegale, però a 15 anni io penso più che fisiologico che un ragazzo abbia dei comportamenti a volte non del tutto legali, rischi, sfidi un po' la vita, si metta un po' alla prova, e purtroppo la conseguenza è andata molto molto oltre. Io ho intitolato questa notizia, quando ho fatto il palinsesto, ho detto la marijuana può provocare il suicidio. Era un po' provocatoria la cosa, perché era uscito da poco tempo uno studio del Dipartimento Politiche Antidroghe, nel quale si ipotizzava che i consumatori di marijuana potessero essere a rischio di suicidio. E questo studio era uscito e diceva che la marijuana è una delle sostanze più frequentemente segnalate nei report tossicologici relativi a persone suicide. Infatti, fra il 1996 e il 2007, la percentuale di persone decedute per suicidio positive a questa sostanza è raddoppiata. Molto probabilmente è raddoppiata semplicemente la percentuale di persone che consumano, per cui di conseguenza anche di quelle che si suicidano. Però si sa che il nostro Dipartimento Politiche Antidroghe cerca sempre di trovare di far apparire i dati in modo da far sembrare peggio di ciò che è l'eventuale consumo di marijuana. Evidentemente in questo caso non è tanto il consumo di marijuana che l'ha spinta al suicidio, ma quanto la prospettiva di doversi rinchiudere per 4 mesi, la prospettiva di essere comunque poi bollato praticamente a vita come una persona un drogato, perché praticamente questo succede,
perché purtroppo in Italia, da quando è vigente la legge Fini-Giovanardi, il consumo della marijuana è equiparato al consumo delle droghe pesanti. E questo è particolarmente a rischio, secondo me. Per quale motivo? Perché un ragazzo che fa uso di cannabis e poi legge questo tipo di articoli in cui appunto si dice la marijuana provoca la schizofrenia, la marijuana provoca il suicidio, la marijuana fa un sacco di effetti enormi, lui su di sé sperimenta che in realtà questo non è vero ed è portato anche magari a sottovalutare quelli che possono essere gli effetti di altre droghe. In questo caso comunque purtroppo il suicidio non è stato indotto dalla marijuana, ma è stato indotto naturalmente dalla decisione del giudice al quale il ragazzo ha deciso di sottrarsi con questo tentativo di suicidio, che speriamo veramente che rimanga un tentativo e che non debba poi risolversi, perché il ragazzo è molto grave, ha battuto la testa contro la ringhiera, è vero che una siepe ha leggermente attutito il colpo, però è vero che lui ha desiderato di morire, cioè questa decisione del giudice ha provocato in un ragazzo di 15 anni il desiderio di scomparire dalla faccia della terra, e questa è una cosa che bisognerebbe che ci facesse riflettere, e infatti sono usciti anche articoli su numerosi siti antiproibizionisti, fra i quali io qui ho preso per esempio questo del sito legalizziamolacava.org, nel quale appunto si dice: signori Fini e Giovanardi, provate vergogna qualche volta? E dicono loro: la tragica notizia del ragazzo di 15 anni che si è buttato dal balcone di casa è quasi passata inosservata, ed è vero, perché soltanto sulla stampa locale è uscita, e fra l'altro gli articoli che ne parlavano ora sono quasi del tutto scomparsi, per cui è come se questo fatto non fosse quasi avvenuto. Decidere di morire per non dover subire un'ulteriore vergogna, oltre a quella di essere accusato di microcriminalità davanti ai suoi genitori e per non dover sopportare ingiustamente la privazione della libertà, dovrebbe far riflettere sullo stato del rapporto nelle famiglie, su quello fra minori e Stato e su quello fra Stato e Stato di diritto. Certamente 78 piante, riconosce anche l'articolo, sono difficilmente difendibili nell'uso personale, ma parlando di un ragazzo di 15 anni possiamo solo dedurre che abbia esagerato nella sua voglia di trasgressione e che magari avrà immaginato di poter soddisfare anche la curiosità dei suoi amici, di certo nei panni di un pericoloso spacciato dove non riusciamo proprio a vederlo, e infatti questa è la verità, perché poi alla fine certamente il ragazzo di 15 anni non è presumibile che le volesse coltivare, fra l'altro erano piante molto piccole, per cui poi ci sarebbero stati da levare i maschi e si sarebbero ridotte alla metà, molto probabilmente non tutte sarebbero cresciute, perché poi per farle crescere parecchio ci vuole tutto un lavoro anche precedente di vangatura, concimatura, annaffiatura, per cui molto probabilmente poi alla fine questo ragazzo ne avrebbe tirato fuori 7-8 piante con i quali magari si sarebbe vantato con gli amici di essere riuscito a coltivarla per conto suo. Su questa notizia io sto seguendo anche la chat, se avete voglia di farmi delle domande o di interagire con me, me le leggo e poi vi rispondo. Intanto, visto che sono sul sito di legalizziamolacanapa.org, qui si annuncia, come vi ho detto già l'altra settimana, ma lo riannuncio un'altra volta, che il 23 e 24 giugno a Bologna si terrà la seconda assemblea nazionale dell'ASCIA, che è l'associazione sensibilizzazione della canapa autoprodotta. Il titolo è: la canapa proibita, non sarà ora di piantarla? Questa associazione ASCIA è un'associazione che è nata circa 2 anni fa, esattamente sull'obiettivo di riuscire a legalizzare la coltivazione domestica della canapa, cioè permettere alle persone che vogliano, che siano malate, che non siano malate, che la vogliano fare per uso ornamentale, per uso ludico, per fumarsela, per farci biscotti, per curarsi, per qualunque motivo vogliano seminarsela e piantarsela, di poterlo fare senza dover incorrere in conseguenze dal punto di vista penale. E apparirebbe una cosa scontata che ognuno nel suo giardino coltiva un po' quello che gli pare, ci mancherebbe, e invece purtroppo non è così, anzi, questa è un'occasione buona per ripetere che addirittura se in casa vi trovano una cima di canapa e voi gli dite che l'avete comprata fuori da un narcotrafficante piccolo, da un piccolo spacciatore per la strada, questo è un reato che rientra nell'amministrativo, perché essendo una piccola quantità è un reato non penale che rientra nell'amministrativo, per cui sì, possono rompere molto le scatole, levare il passaporto, levare la patente, segnalare al prefetto, però non si viene portati in carcere. Se la stessa cima identica uno dichiara di averla prodotta da sé,
quindi di non aver finanziato la mafia, di averla prodotta da sé in casa autonomamente, e questo diventa immediatamente un reato penale, perché la coltivazione è comunque considerata anche di una sola pianta e anche di pochissimi grammi, anche di un solo grammo che ti possono trovare in casa, è considerata un reato penale, quindi non è passibile, come io dico sempre quando faccio queste trasmissioni, per queste piantine che ho qui dietro e che tutte le volte faccio vedere, perché è importante anche che si veda alla fine che sono delle normalissime piante, non hanno niente di straordinario, è possibile che io venga imprigionata e messa in carcere per aver coltivato delle piante sul mio balcone. L'angelo del giardinaggio, mi dicono, grazie, sì, infatti l'angelo del giardinaggio. Un'altra cosa che ci sarà questa settimana, oltre all'Assemblea Nazionale dell'Ascia, sarà lunedì 18 giugno. Lunedì 18 giugno alla Camera dei Deputati alle 11:30 abbiamo, insieme con i radicali, quindi io insieme ai radicali e in particolare Rita Bernardini, che è la nostra deputata radicale che ha organizzato questa occasione, insieme anche a, eccolo qua, Rita Bernardini, deputata radicale, Mina Welby, Andrea Ciuscioglio, che sono co-presidente e membro del Consiglio Generale dell'Associazione Luca Coscioni, e io e Marco Pannella faremo questa conferenza stampa a Montecitorio per chiedere la possibilità di meglio regolamentare quello che è l'uso della cannabis terapeutica. E Andrea Ciuscioglio è un malato di sclerosi multipla che tutti voi molto probabilmente già conoscete, e questa, diciamo, questa iniziativa attiene alla cannabis terapeutica. In più si parlerà anche della proposta di legge di Rita Bernardini, che invece si riferisce alla libera coltivazione domestica, intesa non soltanto per i malati ma per tutti quanti. Questa proposta di legge prevede di depenalizzare, cioè rimane un reato amministrativo, è passibile di multa, è passibile di, appunto, di segnalazione al prefetto, però non sarebbe più possibile se fosse poi, se passasse, se fosse discusso. Tra l'altro è già calendarizzata questa proposta di legge, fa parte del pacchetto di penalizzazioni che verrà discusso a breve in Parlamento, e renderebbe possibile non finire più in carcere per coltivazione per uso domestico. Ora molto probabilmente il ragazzo con 78 piante, non so se, però il giudice potrebbe anche assegnare, perché alla fine il numero di piante potrebbe restare anche a discrezione del giudice, e potrebbe anche valutare di caso in caso se le 78 piante sono perché uno intende poi venderle e farne spaccio, o se semplicemente sono per uso personale, perché comunque se consideriamo che uno magari consuma la quantità che poi dovrà usare per un anno, perché la canapa, a meno che non si coltivi in blocco delle lampade, che allora si può fare anche durante tutto l'anno, fuori a outdoor in natura, naturalmente si fa una volta soltanto l'anno, si semina a marzo, si raccoglie a settembre, e se uno deve farsi la sua normale dose di consumo per tutto l'anno, e magari in casa sono due o tre persone che consumano, molto probabilmente 78 piante rientrano tranquillamente nell'uso personale. Questa conferenza stampa comprenderà anche una iniziativa non violenta di affermazione di coscienza, che è una maniera di dire che è una piccola disobbedienza civile. Io non vi posso preannunciare quale sarà esattamente questa azione, comunque sarà compiuta anche una piccola disobbedienza civile dentro la Camera dei Deputati, e le sarà relativa alla cannabis terapeutica, ma anche all'autocoltivazione e alla coltivazione per uso domestico. Ora rientro un attimo qui da voi. Ci sono state sentenze di assoluzione, certo, per la coltivazione di una pianta sola, ed è stato il Tribunale di Catanzaro che non so se in appello, in riesame, insomma, si è pronunciata poi la Cassazione sulla sentenza del Tribunale di Catanzaro, e ha stabilito che il ragazzo, avendo una sola pianta, non era passibile di pena. Però si sa che in Italia le sentenze non fanno legge, tant'è vero che questa sentenza è di un anno fa, e nel frattempo tranquillamente la polizia e i carabinieri continuano ad arrestare persone che hanno semplicemente anche una sola pianta. La sentenza è molto interessante, è positiva, però non è che questo poi alla fine cambi niente in sostanza di quello che succede tutti i giorni. È difficile da credere, io mi sono trovata anche alla riunione che abbiamo avuto al Partito Radicale prima per organizzare questa conferenza stampa, anche dei compagni radicali, che pure dovrebbero essere ben al corrente di quello che accade,
abbiamo detto, ma no, non è possibile che soltanto perché uno semina un seme di marijuana, di cannabis in un vaso, venga arrestato. E io ho detto, io ti farei vedere, non lo faccio perché non mi conviene, ma ti farei vedere se io vado davanti a un carabiniere con un seme e gli dico, questo è un seme di cannabis, lo semino, è un'azione che di per sé, purtroppo, stando la legge vigente, è passibile tranquillamente di immediato arresto. E quindi lunedì 18 giugno alle 11.30 a Montecitorio ci sarà questa conferenza stampa, e invece sabato e domenica 23 e 24 ci sarà l'assemblea dell'ASCIA a Bologna. Qui fra l'altro Andrea Triscioglio ha prodotto un bel documento, una nota su questa occasione di Montecitorio, nel quale lui racconta un po' la sua storia. Lui è un malato di sclerosi multipla, ha fatto una grande battaglia per riuscire ad ottenere il medicinale, il Bedrocan, in Puglia, tra l'altro gratuitamente, è stato perquisito in casa dai carabinieri, che poi però se ne sono dovuti andare semplicemente perché non c'era altro che la medicina in casa sua, e lui è rimasto comunque sconvolto, anche perché sono entrati in casa la mattina presto, hanno spaventato il bambino. Insomma, questo era un malato che semplicemente aveva forse avuto accesso un anno prima a un sito dove si vendevano i semi, quando c'è stata una grande azione in tutta Italia per cui sono stati prelevati i nomi di tutti coloro che avevano comprato dei semi da due o tre siti, e sono state fatte un'operazione a tappeto di perquisizione in tutte le case, ma migliaia di case veramente, un'operazione che ci è costata un sacco di soldi e che poi alla fine ha permesso di scoprire soltanto qualche disgraziato che c'era qualche piantina, e non è certo lì la delinquenza italiana che bisogna poi andare a scoprire e sulla quale è necessario spendere soldi per riuscire a debellare, perché non è una cosa poi così, c'è molto di peggio, voglio dire. Passando un po', allargandoci un po' al transnazionale, diciamo, a quello che è il panorama un po' più vasto, uscendo un attimo dal panorama italiano, a parte che vi annuncio che sul sito della Global Commission da oggi è online la traduzione anche in italiano del rapporto della Global Commission, e ne sono particolarmente orgogliosa perché è una traduzione che ho fatto io e sono felicissima che l'abbiano accettata e che l'abbiano messa sul loro sito, è motivo di grande soddisfazione, anche perché così possono leggere tutti direttamente dal sito anche in italiano. A parte questo, io qui ho trovato uno o due agenzie interessanti, articoli che sono usciti la settimana scorsa. Uno di questi è: il traffico di droga della Colombia arricchisce le banche di USA e di Europa. A rivelarlo una ricerca dell'Università delle Ande di Bogotà, la più dettagliata mai realizzata sull'economia degli stupefacenti. Alle nazioni produttrici restano le briciole. Il 2,6% rimane in Colombia, mentre il restante 97,4% è un'enorme torta che si spartiscono malavita organizzata e operatori finanziari di vecchio e nuovo continente. Cioè, questa ricerca dice praticamente che tutti i soldi che vengono prodotti, perché è un prodotto interno, anche se non riconosciuto legalmente, è un prodotto interno della Colombia, generati dal narcotraffico, dalla produzione e dal traffico della cocaina, soltanto il 2,6% rimane poi alla Colombia, tutto il resto viene riciclato attraverso banche che stanno principalmente in America, in Europa, cioè che sono nei nostri paesi. Così come la cocaina, la maggior parte poi dalla Colombia va verso l'America, i paesi ricchi e l'Europa, così anche il denaro che deriva da questo narcotraffico si sposta poi tutto nelle banche nostre, Europa ed America. La società colombiana non ottiene alcun vantaggio economico dal traffico delle stupefacenti, mentre i nuovi profitti vengono realizzati dalle reti di distribuzione criminale nei paesi consumatori. Se i paesi come la Colombia beneficiassero economicamente del traffico di droga, ci sarebbe un po' di senso in tutto questo. Questo è lo studioso che ha realizzato questo studio, chiaramente fa un'ironia amara, però dice, invece abbiamo pagato il prezzo più alto per i profitti di qualcun altro. Un problema che riguarda da tantissimo tempo la Colombia e ora anche il Messico, dove le guerre fra narcos, come ben sappiamo, fanno decine di migliaia di morti ogni anno. Tanto è seguito questo problema del riciclaggio del denaro e del lavaggio del denaro nero del narcotraffico che in Nicaragua è stata creata, il Parlamento del Nicaragua ha approvato una legge che costituisce un'unità di analisi finanziaria proprio specifica per investigare sul lavaggio del denaro legato al narcotraffico.
perché talmente è vasto questo fenomeno che si sente il bisogno di creare un'unità apposta che possa indagare su come poi questi soldi girano e vengono rilavati e riciclati. Allora, quindi se sono collezionista ho tutto il diritto di comprarmi semi di canapa su internet, certo che hai diritto di comprarteli, però poi c'è una presunzione di reato, perché la legge presume che tu quei semi non solo li seminerai e li coltiverai, ma poi la venderai e sarai una spacciatrice, e questa è letteralmente una presunzione. C'è una violazione della privacy su questa presunzione di reato, perché il sito è obbligato a dare ai carabinieri i nomi di coloro che hanno acquistato, e quindi tu ti puoi trovare tranquillamente, esatto, la presunzione di colpevolezza, ti puoi trovare tranquillamente una perquisizione in casa alle 5 di mattina, perché un anno prima magari hai comprato, fra l'altro i siti sono centinaia, quelli che vendono i semi, sono stati presi gli indirizzi da 3 o 4 siti, migliaia di indirizzi, sono state fatte operazioni in tutta Italia a tappeto, non è servito a niente, nel senso che ci sono altri, anche in un'ottica proibizionista voglio dire, altri 96 siti che non sono stati indagati, e ci sono un'infinità di questo tipo di commercio, e fra l'altro in queste operazioni soltanto mi sembra in 4 casi su 100 è stato trovato qualcosa in casa, per cui veramente soldi che sono stati totalmente buttati via e sprecati completamente. Allora, quindi Nicaragua abbiamo detto della Colombia. Un altro posto del quale vi volevo leggere una notizia che è uscita è la guerra al narcotraffico. Porto Rico finisce nel dimenticatoio. La più piccola delle Grandi Antille presenta un tasso di omicidi 5 volte superiore alla media nazionale degli Stati Uniti. Il 70% degli omicidi è legato al narcotraffico. Il governo di San Juan descrive l'isola come il fronte scoperto della guerra USA alla droga. Abbiamo chiesto al governo federale di aiutarci a pattugliare le coste, cosa che non siamo in grado di fare da soli. Pretendiamo gli stessi sforzi compiuti per proteggere le frontiere con Messico e con Canada, spiega il governatore Luis Fortunio. La violenza dei narcotrafficanti nella regione è ormai indiscriminata. La vita dei residenti delle case popolari e degli innocenti in generale è in continuo rischio. Fra la popolazione la paura è assai diffusa. E questo è il rapporto 2011 del Centro di Intelligence Nazionale sulla droga. E d'accordo con la DEA, quindi con quella che è la DEA, sarebbe l'Agenzia Americana di Lotta alla Droga, fino all'80% degli stupefacenti che passano per Porto Rico hanno come destinazione poi le città dell'intero litorale orientale degli USA. E qui vediamo proprio questo meccanismo, come si è detto prima, per il riciclaggio del denaro, cioè che alla fine poi questi paesi che sono molto poveri prendono il danno maggiore del proibizionismo, del narcotraffico, della guerra alla droga, della war on drugs, e poi in realtà non ci guadagnano assolutamente niente, perché poi tutto quello che è sia la produzione della droga sia i soldi che derivano dalla produzione della droga vanno poi in Occidente e vanno poi nelle città europee, nelle città occidentali, per cui è un po' come l'Afghanistan alla fine, che produce l'eroina, che poi però non viene certo consumata lì, se non in parte, ma viene consumata in maggior parte nelle città europee ed americane. Per cui mi ricordo a Bruxelles, quando andai al seminario nel 2004, in cui si parlò appunto di problemi internazionali di droga, si diceva che il danno era doppio, nel senso che l'Europa, in quel caso l'Europa ma anche l'America, spendono tantissimi soldi per finanziare una guerra alla droga che in realtà non ha nessun effetto, perché l'Afghanistan, con tutti i miliardi che ci hanno investito, rimane il più grande produttore di eroina del mondo, e in più questa droga ci ritorna poi nelle nostre città e va poi a produrre quegli effetti che possiamo vedere sui ragazzi, ma non soltanto sui ragazzi, per cui c'è un doppio, se non più, se non triplo effetto negativo. Oh, guardo un po' la chat un attimo. Sapete che la canapa è bandita con la scusa della droga, è certo che è bandita con la droga, è permesso coltivare con delle autorizzazioni naturalmente particolari la canapa anche in Italia adesso, infatti in Puglia è partito un progetto, Canapuglia, nel quale si coltiva della canapa, che però è canapa a basso contenuto di THC, cioè che viene sotto il 2% di THC, che viene utilizzata per scopo tessile, scopo edilizio, per questo tipo di scopi. Però naturalmente anche lì il proibizionismo colpisce, perché chi coltiva la canapa rispetto a chi coltiva il Gran Turco, per esempio, subisce un sacco di controlli,
la guardia di finanza può andare in ogni momento, e se per un caso, perché poi le piante anche per caso a volte succede, ci sono in un ettaro più di tot 20 piante che abbiano più di quel tot per cento di THC, immediatamente l'attività viene chiusa. No, anche in Toscana sono stati fatti degli esperimenti, Tosco Canapa, qualcosa del genere. Si sta ricominciando, cioè Asso Canapa, che è la federazione italiana dei coltivatori di canapa per uso appunto tessile, edilizio, eccetera, alimentare, anche cosmetico, che riunisce le aziende che in Italia sempre più stanno cercando di recuperare questa cultura, nella quale noi eravamo secondi al mondo, secondi soltanto alla Russia. Ora in questo momento invece una nazione che ha il primato di produzione di canapa per scopi tessili, industriali, eccetera, è la Francia, e noi abbiamo perso completamente questa che comunque era una nostra produzione nazionale di pregio, e sicuramente è il caso anche di riprenderla. Poi appunto c'è tutto il discorso del contenuto in THC che naturalmente va considerato, però al momento che ci fosse una legalizzazione naturalmente molti problemi anche verrebbero a cessare. Guerra, narcotraffico, ok. Va bene, ora io guardo molto velocemente, vi faccio un resoconto su una cosa che ho saltato l'altra volta, che era due ragazzi con le antidroghe. Dopodiché vedo che sono passati già abbondanti 20 minuti, anche di più, per cui dicevo che in Toscana non si rischia più nulla per la canapa uso terapeutico. Certo, no, questo è vero, hai ragione, io non avevo capito che parlavi di quello, perché come già abbiamo detto in Leggerofobia, abbiamo fatto anche una puntata speciale con Valentina Piattelli, che è la presidente dell'associazione fiorentina radicale e che è malata anche lei di sclerosi. È passata la prima legge regionale in Italia, in Toscana, che regolamenta, si spera in maniera abbastanza definitiva, comunque una legge regionale che regolamenta l'accesso ai farmaci cannabinoidi, non soltanto ai farmaci cannabinoidi, ma anche proprio alla pianta di per sé, preparati magistrali, preparati galenici. È quasi mezzanotte, sì, ha ragione, è vero, quasi mezzanotte, e quindi questo articolo, due ragazzi con le antidroghe, è un ragazzo che ha fatto degli esperimenti personali, naturalmente, con quelli che sono gli antagonisti delle droghe, e si è reso conto, in sintesi proprio estrema, si è reso conto che gli effetti delle sostanze che dovrebbero in qualche modo essere antagoniste alle cosiddette droghe, a quelle che sono considerate droghe, sono molto peggiori gli effetti e molto peggiori le conseguenze, e sono sostanze molto più pesanti e molto probabilmente anche molto più dannose. E quindi a questo punto, ragazzi, io con questo ho finito, vi saluto e chiedo a Donato di riprendere la linea, e alla prossima volta.